La domanda che ciascun uomo si pone è quella di sempre: perché vivere? Perché la morte? E la risposta diventa fondamentale perché dà un senso all'esistenza. E oggi ciascun uomo è chiamato a vivere questa risposta in ogni momento della sua vita. Dice nell'opera La nascita della tragedia, riporta un episodio fra il re Mida e Sileno. Re Mida era l'uomo che quando toccava qualcosa la faceva diventare oro, e Sileno era questo misto di animale e di uomo, era il saggio per intenderci. Ebbene, chiede proprio questo: perché la morte? E Sileno risponde in modo, come dire, sarcastico: stirpe miserabile ed effimera, figlia delle occasioni e della paura. Che senso ha vivere? Io l'augurio che posso farti è quello di morire al più presto, perché già sei nato e quindi non hai null'altro che, come fine, morire. Il senso della vita allora è morire? Per noi credenti non è così. La morte è un passaggio a una dimensione diversa, una dimensione nuova, ed è la continuazione della vita. Certo è che molte volte questo al di là ha fatto diventare i credenti indifferenti all'al di qua. Invece noi siamo chiamati ad essere militanti in questa vita, e la morte non è la fine, la morte diventa il passaggio. Diventa, per così dire, questa vita l'anticamera dell'aldilà e deve essere connotata da un criterio, quello dell'amore. Un amore autentico, un amore che esprime il concetto della donazione. Bauman, il filosofo e il sociologo della società liquida, quando parlava di liquidità, parlava anche di un amore liquido. Un amore che cammina, che è altalenante fra emozione e paura. E parlava di un amore che ha il criterio della connessione più che del legame. Perché la connessione? Perché la connessione può essere tolta da un momento all'altro, il legame invece, per essere autentico, deve essere piantumato nell'eternità. Cioè c'è bisogno di usare quella parolina per sempre. E allora è l'amore che dà senso alla vita. Tant'è vero che c'è una etimologia, non so se sia vera, ma almeno è gradevole e piacevole, che l'amore è la risultanza di un'alfa privativa e mortis, senza morte. Amare significa non morire mai. E allora qual è il senso della vita? È quello dell'amare, quello del donarsi, quello di dare la vita per l'altro. Solo così si può essere autentici uomini e nello stesso tempo vivere da protagonisti in questa esistenza. Ed è l'augurio che faccio a tanti, particolarmente giovani, che spesso rimangono indifferenti di fronte alla vita e si chiudono come una monade, ricordando Leibniz, senza avere rapporti con nessuno. Questa è la morte. Ma noi invece siamo chiamati a vivere, e vivere significa andare a instaurare relazioni con gli altri, perché l'uomo è l'uomo in relazione, l'uomo che sa amare, l'uomo che sa donare. Ed è l'augurio che faccio a tutti quanti noi, iniziando da me stesso e particolarmente ai giovani.